Oh, ragazzi, voi mi volete male. E benvenuti a questo nuovo video, ragazzi. Sono Henry. Oggi siamo qui finalmente. Finalmente, non tanto finalmente su Funafuno, ma finalmente con il nuovissimo microfono del canale, ragazzi. Sentite qui, sentite che qualità bellissima che ha questo microfono. È qualcosa di assurdo, lo adoro. E non solo come qualità, ma anche come design. Guardate qui, sembra letteralmente il miscuglio di un Minion e R2D2 di Star Wars. È qualcosa di fantastico. E finalmente sono riuscito a comprarlo, ragazzi, perché come sapete il microfono Rape, quello classico che ha caratterizzato i miei video per tantissimo tempo, quello delle mie vecchie cuffie, è andato totalmente a puttane. Io in questi giorni ho cercato tantissime, tantissime, tantissime cuffie con microfono, fallendo miseramente perché non ho trovato un cazzo e sono stato fregato ben 2 volte. Allora mi sono detto: cazzo, hanno donato dei soldi in live, vogliamo investirli per il canale? Bene, compriamo un nuovo microfono, perché le cuffie in sé, come cuffie almeno, funzionano ancora. Ci manca il microfono, compriamo un microfono decente finalmente. E finalmente mi sono deciso e l'ho comprato. Il microfono che state sentendo è un microfono da ben 100 euro tondi tondi, comprato coi soldi che avete generosamente donato in live. Perciò, ragazzi, se vi chiedete dove vanno a finire i soldi che donate in live, vanno a finire per i miglioramenti del canale, ragazzi. Li investo totalmente sul canale. Ne sto mettendo anche da parte per comprare un PC veramente potente, in modo da poter fare delle robe buone sul serio. E che dire, ragazzi, io ringrazio nuovamente tutti quelli che donano in live e ringrazio anche, fino a un certo punto comunque, gli abbonati al canale, ragazzi, perché il video che state vedendo oggi è il video per il mese di giugno deciso dai Lolli d'Oro. Perché, come di certo saprete, abbonandosi al mio canale ci sono 3 livelli di vantaggio. Al livello massimo, che è il livello del Lollo d'Oro, tra i vari vantaggi si ha anche il vantaggio di poter decidere un video al mese. E questo mese hanno scelto, signori e signori, di farmi fare la 420 mod. Perciò io li ringrazio per essere abbonati e sostenere il canale, però non vi ringrazio per avermi detto di fare questa cosa, perché porca puttana, io oggi muoio. Ma bando alle ciance, signore e signori, io mi sono già messo a posto più o meno con Five Nights at Freddy's. Vedete, ho già provato a giocare la notte con tutti i livelli a zero per mettermi un pochino a posto, per riprendere un attimo la mano con l'ufficio, con le varie meccaniche dei personaggi. Ho già giocato la 420 mode in passato, l'ho anche battuta, però ci ho messo i decenni, ok? Perciò non so davvero che cosa potremo andare a trovare oggi. Non so nemmeno se riuscirò a completarla effettivamente la 420 mode. Credo che farò un tot di tentativi, poi se entro un certo tentativo non ce la faccio più, io stacco, ragazzi, perché sapete bene che la mia pazienza è un limite. Quindi, allora, ripassiamo un attimo le meccaniche. Bonnie e Chica, controllo le luci di qua e di là. E ok, fin lì siamo a posto. Magari cerco di ascoltare un pochino i passi, non lo so. Foxy, controllo periodicamente la sua telecamera, cercando di non controllarla né troppo né troppo poco. E Freddy, il più complicato di tutti, devo ascoltare la sua risata e capire dove cazzo si trova. E so già che morirò per mano di Freddy, perciò, ragazzi, che dire, parte l'inferno. Il brutto è che qua non ci sono nemmeno i comandi con la tastiera. No, se fossero i comandi con la tastiera, almeno sarebbe un pochino più semplice. Almeno puoi controllare le porte senza doverti voltare ogni volta di qua di là. No, non ti è concesso questo privilegio. Devi usare il mouse. Allora, telecamera su Foxy, Chica è già andata. Ok, allora, almeno all'inizio vorrei provare a star calmo. Ok, Freddy è nella cucina. Ok, no, mi sto già perdendo, mi sto già perdendo, mi sto già perdendo. Allora, facciamo le cose per bene. Non so nemmeno dov'è, non so dov'è, non so dov'è. Ok, senti, io chiudo. Ok. Abbiamo iniziato male. Freddy. Ok, no, Freddy è lì. Va bene. Oddio. Ok, senti, vaffanculo. 3, 2, 1. Dai, dai. Che cazzo. Volevo provare il bug, no, sai, di fare su e giù con la telecamera. Per chi non lo sapesse, è un bug di FNAF 1. Se continui a fare giù, su e giù velocemente con la telecamera, continua a fare il jumpscare, però la notte continua, tipo. È un bug che viene di solito sfruttato quando arrivi tipo alle 5, sono quasi le 6, no, e finisci nella situazione in cui sono finito io. E allora molto semplicemente vai lì e ti butti e dici: vabbè, dai, proviamoci. Ok, abbiamo iniziato male. E dopo tutto, com'è che si dice? Che ben incomincia a metà dell'opera. Noi abbiamo mal incominciato. Sono fiducioso nella riuscita di questa impresa, signori. Allora, telecamera su Foxy. Ok, adesso concentriamoci e ascoltiamo. Ok, Freddy è nei bagni. È in cucina. È nel corridoio. È alla porta. Ok, non è più alla porta. Ora è di nuovo alla porta, mi sa, però. Aspetta, allora, sei alla porta. Non è alla porta, ok. Adesso sì, però. Amico mio, stai un attimo calmino. No, ancora lì, ancora lì. Che cazzo apri? Freddy, te che mi dici? Ok, via. Porca puttana, Freddy, se ti muovi costantemente di qua e di là. Ok, se n'è andato. Via. No, è tornato, vaffanculo. Allora, cazzo, è l'una, siamo al 76%. Amico mio, abbi un attimo di pietà di me. Cazzo, chiudi, chiudi, chiudi. Foxy, come sei messo? Ok, Freddy, fermi un attimo. Freddy, Freddy, Freddy. No, ok, Freddy, qui.
Sti cazzi. Ok. Bonnie. Ben. Ok. Buona. Freddy. Sei andato via? Sei andato via? Ok. Apri. Chica non è qui. Ottimo. Freddy è alla porta, porca puttana. Ok, Freddy, allora, cazzo, siamo al 69% ed è solo l'una di notte. Vi rendete conto? Freddy, che dici? Ok, non sei più lì. Io apro. Adesso ci sei, invece. Allora chiudo. E uno però si chiede perché Scott ha pensato che la notte questa qui fosse impossibile. Chiedetevelo perché che sa fosse impossibile. Vedete che arrivava al 50% all'una di notte. Certo che pensava che fosse impossibile. No, ma vaffanculo. Senti, mi saluti tua sorella, ma tantissimo, Bonnie. Vabbè, salutamela. Salutamela perché ci tengo tanto che tua sorella sappia che mi interessa come sta. Ok? Voglio che sappia che stai bene. Mirabilandia, porta un amico a 18,90€ fino al 7 luglio. Mi reparco divertimenti più grandi d'Italia. Grazie, Mirabilandia. Grazie anche a te, Foxy. Va a cagare. Nonostante tutto, mi tocca far notare una cosa. Nonostante io sia un FNAF fan accanito e nonostante ormai conosca i jumpscare a memoria, continuano a far comunque uno strano effetto. Sarà il modo, sarà le grafiche, sarà le animazioni, sarà il suono in particolare, questo è sicuro. Però fa un effetto. In corridoio. Ed è alla porta, ok. Qua non c'è nessuno, va bene. Va bene. No, ma dai. Ma non pensavo che uscissi così velocemente. E che cazzo. Dai, un pochino. Un pochino di calma. Pigliati su. Non lo so. Dai. Dai, sto già perdendo la testa, ok? Sto già perdendo la testa. E questo la dice lunga. Cioè, la te la dice corta. Perché io perdo la testa in 2 secondi. E ho la testa persa in ogni caso già dal principio. Però, dai, ok, ok, allora. Seri stavolta. Ok, telecamera su Foxy. Tra un po' incomincia l'inferno. Dai, ok, sento già rumore. Ok, Freddy è nei bagni. Ok, via, fai il bravo. Ok, ok, Freddy nel corridoio. Dai, però 2 secondi fa sei venuto. Che cazzo. A te non ti eri ancora, non ti eri ancora fatta vedere. Perché naturalmente nel momento in cui Freddy decise di stare 1 secondo fermo nel corridoio. Però adesso è arrivato. Via. Ok, va bene. Foxy, porca puttana. Tua madre che fa le torte alla panna. Tra l'altro, come difficoltà aggiuntiva c'ho pure il fatto che io devo tenere il gioco in finestra, perché come di certo saprete, per via di questo computer non riesco a registrare molti dei giochi in full screen, tra cui FNAF. E quindi se io tipo vado in qua col mouse, il mouse esce fuori dalla finestra e il gioco si blocca, blocca la schermata. Perciò come devo riuscire a giocare bene questa notte? Ora non so come sia possibile, probabilmente gli angeli mi hanno graziato. Freddy è ancora solo in cucina questa notte e ho parlato troppo presto. Eccolo. Eccolo. Vi. Ho capito, però si è messo di merda così. Freddy, vai via. Please. Ti renderai conto anche te che l'energia elettrica qui non la pago io, però devo vedere di usarla. Cioè, cazzo. Foxy intanto se n'è andato. Oh, anche Freddy però se ne... No, non è vero, no. No, non ha riso. E invece sì, ok. Va bene. Controlliamo, non è qui? È lì? Non lo so. Allora. C'è anche quest'altro problema, che in FNAF ogni volta quando una telecamera viene occupata da un certo animatronic, ma allo stesso tempo c'è un altro animatronic su quella telecamera, l'animatronic che era originariamente lì non viene più mostrato. Tipo, adesso che Freddy ha riso, teoricamente dovrebbe essere alla porta, però io non lo so. Non lo so, ragazzi, non me lo chiedete. Adesso però c'è Chica, di sicuro. Infatti, sì, Chica è lì. Però adesso, teoricamente... Ok, c'era in ogni caso Freddy, va bene. E ho capito, però ci sei, che te... Affanculo. Bonnie, sei il mio preferito, ti voglio un bene dell'anima, però non prenderti troppe comodità, ok? È per questo che io di solito faccio le teorie e non i gameplay. Non sono bravo nei gameplay. Mi dite voi com'è possibile avere il 25% dell'energia alle 3 del mattino? Mi dite voi com'è possibile una cosa del genere? Non è possibile una cosa del genere. E in ogni caso 2%. Ottimo, a meno che Freddy non canti per altri 3 minuti per farci arrivare alle 6. Direi che siamo leggermente fottuti, signori. 0%, 3 del mattino. E niente, ci abbiamo provato. Ok, allora, una tattica è che stare fermi mentre Freddy fa la sua canzoncina lo fa cantare per più tempo, teoricamente. E dico teoricamente, o forse era che stare fermi quando si spengono tutte le luci lo fa attaccare più tardi, non lo so. Eccolo qua, io sto fermo. E sti cazzi. Io non sono fatto per queste cose. Io non sono adatto per questo genere di cose. Fatemi tornare a fare le teorie, cazzo. Ok, già iniziamo male. Ti calmi un attimo. Sono 2 secondi che ho iniziato la notte e già sei così. Eccolo.
Eccolo, ho capito. Ok, allora, stavolta siamo andati un ciccini a risparmio e siamo messi un ciccini meglio. Freddy è comunque alla porta da 3 ore, però siamo messi un ciccini meglio, almeno dal punto di vista dell'energia. Non so come, forse almeno stanotte arriviamo alle 4. Bisogna dire almeno comunque che Bonnie, per quanto possa essere una rottura del cazzo, nel senso che viene molte volte, almeno lui rimane per poco tempo. Almeno quello. Freddy invece arriva come un siluro diretto alla porta e poi ci sta per 3 ore, che cazzo. Poi anche Foxy, perdonami un attimo la domanda riguardo alla tua coerenza, no? Però, prima uscivi, cioè sei uscito, sei arrivato a questo stadio in 3 secondi. Ora, io di certo non mi lamento, perché vuol dire che adesso te ne stai stando fermo. Però, se esci in 3 secondi, poi com'è che stai fermo per 3 ore e io non so mai quando è che ti devo effettivamente guardare? Freddy, ti levi dal culo, sono 3 ore che ho sta porta chiusa, dovresti muoverti velocemente. Guardalo, guardalo che se ne sta fermo lì, se ne sta fermo lì, frega un cazzo lui. Oh, si è mosso, grazie a Dio. Però ci sei te, ma non ci credo. Ma dai, ok, venite, facciamo festa, no? Guarda, ci sono i palloncini, ci sono i cupcake, facciamo festa nell'ufficio. Yeeey, signore e signori. Ora, Freddy, non dirmi che sei qui. Ok, non è qui. Possiamo aprire la porta, grazie. E ho parlato troppo presto, è tornato Freddy. Anche lui. Vai via. Oh, 17% di energia alle 3 del mattino, ci rendiamo conto? Non è una cosa umanamente possibile. Oh, però effettivamente siamo arrivati almeno alle 4. Almeno quello. Almeno quello. Sono almeno felici di questo piccolo grande risultato. Concedetemi almeno quello. Stiamo pian piano migliorando. Ho fiducia nelle nostre incredibili potenzialità, signori e signori. Dai, dai. Allora, o ci abbiamo il buco di culo e per un'intera ora non mi attacca, o non lo so, ragazzi. Io sono troppo speranzoso. 3 meno 2 fa 1. Vai. Sarà una cosa stupida, ma ho notato soltanto adesso che quando parte il jumpscare di Freddy, di quando ti finisce l'energia, scompare l'ufficio dietro. Cioè, presente, no? Quella lineetta che c'è, che si vede della porta, anche quando l'ufficio è totalmente buio, no? E si vede la lineetta della porta, però quando Freddy ti attacca scompare. Perciò, abbiamo notato una cosa, signori. Ah, niente, siamo fottuti anche stavolta. Niente. Ci abbiamo provato. O almeno ci ho provato, voi vi siete divertiti a vedermi agonizzare. Eccolo qui. Ecco, ora, guardate un po' questa linea qui, no? Guardate, se guardate bene, scompare nel momento in cui parte il jumpscare. Teoricamente, mi è venuto da dire, no? Scompare nel momento in cui parte il jumpscare. Guarda qui. Visto, non c'è più. Ok. Cioè, ok, un cazzo, però ok. Ora, capiamoci. La richiesta, tecnicamente, era di rigiocare alla 420 mod. Non era di vincere la 420 mod adesso. Ok, a parte che se mi chiedete di vincerla, non approvo la richiesta per il mio... E vaffanculo, ok, non ci provate l'olidoro, ok? Non ci provate. Però almeno ci ho provato, ok? Continuiamo questo. Sapete bene che sono una sega, almeno abbiate pietà di me. Minchia, la prossima volta che mi chiedete qualcosa del genere vi tolgo l'abbonamento, porca puttana. E niente, che dire, io non ho più la manualità. Dovrei stare ad allenarmi, ok? E non ho voglia. Sarà per un'altra volta, eventualmente. Potrei provare a portarlo in live. Non lo so, no? Non lo so, mi sa che non ci riesco perché il mio wifi non è abbastanza potente da reggere il frame rate di un gioco in live, probabilmente, non lo so. Però ci si potrebbe provare. E fatto questo niente, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video, lasciate un bellissimo like sotto questo video, commentate con quello che ho pensato, con quello che avete, non lo so. Fate voi, iscrivetevi al canale per non vedere i video fantastici. Noi ci vediamo al prossimo video, perciò ragazzi, ciao!